Ciao a tutti, oggi non vi voglio parlare del mio colore dei capelli rosa, ma bensì di questo bellissimo regalo che ho ricevuto quest'estate delle matite acquarellabili della Carandage. Io questa marca la adopero da tanti anni. La prima scatola di colori l'ho avuta sui 7 anni e l'è stata regalata dalla stessa persona. E inaspettatamente me ne ha regalato un'altra scatola. Oggi è la prima volta che la apro, la volevo utilizzare per fare questo tutorial e provarli insieme a voi. Voi li avete già provati, li sapete utilizzare? Non so, ditemi anche, scrivetemi anche su YouTube cosa ne dite. Volevo anche spiegarvi qual è la differenza tra le matite normali e le matite acquarellabili appunto colorate, appunto sono quelle acquarellabili, sono molto più morbide, sono lucenti e poi appunto si usano come gli acquarelli normali che si sciolgono con l'acqua e vediamo insieme cosa fare. Allora, prima di tutto cercate di definire bene l'immagine. Allora, qui io come vedete ho fatto un fiore, come ad esempio questo. Allora, quando guardiamo un'immagine, prima di metterci a disegnare, dobbiamo capire dove sono le luci e le ombre. Quindi, e dobbiamo anche capire quanti colori ha questo disegno all'interno, ci sono all'interno di questo disegno. Quindi, per quanto riguarda il fiore, abbiamo il bianco, che è il colore più chiaro. Abbiamo il rosa. Abbiamo il rosa più scuro e abbiamo i punti più scuri, ancora più scuri, e un viola scurissimo. Quindi ce li prendiamo tutti. Quello più scuro, il rosa più chiaro, il rosa intermedio e questo mettiamo, può essere giusto anche per mischiarli tutti insieme. E il bianco lo lasciamo il bianco della carta. Zona chiara e bianca, abbiamo deciso di lasciare il colore del foglio che è bianco. Col colore più chiaro noi andiamo su a colorare. Salendo su. Poi qui c'è un minimo di ombra. Sempre con questo colore chiaro, mai prima direttamente con lo scuro, perché se sbagliamo o è troppo pesante o è troppo scuro, non riusciamo più a rifare, diciamo, il disegno, a starci dietro. Qui c'è un pochettino di ombra e così via su tutto il disegno. Facciamo questo lavoro. Non calcate la matita, le zone poi più scure le andiamo a fare con un colore più scuro oppure passandoci a incrocio con lo stesso colore. Vedi, più lo passo e più diventa scuro. Una volta che siete arrivati alla fine di dare la prima, diciamo, base di colore, prendete un colore più leggermente più scuro. E fate ancora le ombre, sempre come prima, lo andate su. Questi colori della Carandage sono molto morbidi rispetto ai col soliti colori, alle matite normali, ecco. L'effetto dei colori delle matite acquarellabili è più lucido. Li potete usare anche come matite, io li uso spesso come matite normali, perché sono più morbide, sono meno dure, diciamo che ognuno poi si trova bene, trova la propria tecnica, però questa marca della Carandage è veramente, poi lo vedremo insieme. Allora, qui facciamo così e così via. Una volta avete definito chiari scuri, poi contornate un po'
l'immagine, non fate altro che scurire alcuni punti, vedete? Ci andate ancora su. Solo alcuni punti, perché poi bisogna lasciarlo asciugare, avere la pazienza di lasciarlo asciugare e poi una volta asciutto di riprenderlo e nuovamente colorarlo. Le matite acquarellabili le potete si usano, non le potete usare come gli acquarelli. Velature su velature, avere la pazienza di aspettare l'asciugatura. Mi raccomando, usate sempre un foglio da acquarello o un foglio ruvido perché così non vi si buca il foglio. Invece quelli da stampa non si buca subito il foglio. Ok, qua ci siamo. Adesso con acqua e pennello, non usate tantissima acqua, partite dalla zona più chiara, dalla zona bianca. Lavate sempre il pennello perché sennò si sporca il disegno e andate, vi trascinate il colore e andate nella zona più scura. Andate adesso nella zona chiara e venite all'interno. Iniziate a lavorare, a far sciogliere il colore. Mentre andate verso l'esterno, non coprite tutta la parte chiara che rimarrà bianca. E così poi fate lo stesso nelle zone bianche. Le zone bianche pulite bene, pennello, entrate piano piano nella zona più scura. Se vedete che è troppa acqua, lo prendete e tamponate col pennello. Questo è tutto bianco. Se ci sono appunto, quando inizia a asciugare, dei punti ancora da far sciogliere il colore, ci andate su con poca acqua. E vi aspetto alla prossima. Ciao ciao.